Sindaco, stiamo aspettando proprio l'arrivo di Matteo Renzi che l'ha supportata durante la sua campagna elettorale. Lei ora farà altrettanto? Assolutamente sì, ricambio molto volentieri il supporto che ho ricevuto. Credo molto in Matteo, credo nella novità del suo percorso e del suo anche messaggio. Così come noi abbiamo nella nostra campagna elettorale dato una speranza, un futuro, diciamo, a questa città, e speriamo fra qualche anno di poter raccogliere questi frutti, così Matteo Renzi sta dando al paese. Le migliaia di persone che ogni volta che lui fa un convegno, un incontro, vengono a sentirlo, basta guardare dentro la sala del Borsa di oggi, rappresentano la sua capacità di coinvolgimento, la sua capacità di dare speranza in questo nostro paese che ne ha molto bisogno. Ecco, si dice che Matteo Renzi piaccia anche a chi ha idee non proprio di sinistra, secondo lei è vero? Ma sì, può essere che sia vero, perché la sua è una proposta di buonsenso, è una proposta equilibrata, è una proposta raziocinante, mi verrebbe da dire. Dice le cose che deve dire, che pensiamo forse poi tutti, magari qualcuno ha paura a dirlo, lui le dice, e questa è la sua grande forza. Dice delle cose che riguardano la nostra vita di tutti i giorni, non le elezioni. Ci sta anche che un elettore, un cittadino, decida sulla base delle proposte, sulla base della credibilità degli attori, se votare da una parte o dall'altra. In America è normale, i cittadini si dividono fra Partito Democratico e Partito Repubblicano senza particolari problemi. È solo in Italia che la presenza di Berlusconi negli anni passati ha radicalizzato l'appartenenza, o con me o contro di me. Qual è l'idea vincente di Renzi? Ma l'idea vincente di Renzi direi che è il rinnovamento e l'entusiasmo e il coraggio. Allora, il rinnovamento è un messaggio che ha dato con la rottamazione. Adesso lo abbiamo un po' archiviato questo messaggio, perché insomma qualche effetto lo sta ottenendo. Io credo che ancora molto ci sia da fare, anche noi nel nostro piccolo qui avevamo rinnovato fortissimamente, nessuno degli uscenti in consiglio comunale l'abbiamo ricandidato, e gli effetti ci sono stati. Credo che in Parlamento possa avvenire altrettanto. Abbiamo bisogno di inserire nelle attività del pubbliche le persone che fanno parte della nostra società. In giro per il nostro paese ci sono delle grandi potenzialità che dobbiamo utilizzare non soltanto per il mondo del privato, ma anche per l'amministrazione. E poi il coraggio di mettersi in gioco in un momento difficile come questo, l'idea di dire me la gioco tutta, me la gioco per il mio paese. Lui oggettivamente potrebbe fare altro, no? Così come anch'io avrei potuto non fare sindaco e andare avanti a fare il professionista, però abbiamo deciso di dedicare del tempo, degli anni della nostra vita al nostro paese come servizio, perché crediamo che questo sia veramente quello che rappresenta la politica. Ecco, adesso abbiamo parlato della vittoria di Renzi, ma cosa cambierà nel PD qualora non vincesse? Cosa succederà il dopo Renzi qualora non vincesse? Ma non succederà nulla, noi ci metteremo a disposizione di colui che vincerà, quindi di Bersani, se dovesse vincere Bersani, e faremo la battaglia al suo fianco, certamente con il nostro stile, con le nostre idee, con la nostra voglia di rinnovare e di dotare il nostro paese di un motore più giovane, di un motore più fresco, di un modo di ragionare più moderno, perché questo è quello che pensiamo serva per poter veramente uscire da questa situazione di difficoltà. Faremo una battaglia onesta, leale, fino alle primarie, e poi se perderemo saremo al fianco, non ci saranno rotture, ci mancherebbe. Noi rispettiamo le regole, anche se devo dire che queste regole che sono state date non ci piacciono molto, perché ci sembrano delle regole un pochino penalizzanti per quanto riguarda Matteo Renzi.